Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo post partita di Parma-Palermo che è finito con un rocambolesco 3-3. E adesso andiamolo a brevemente raccontare. Dunque, allora, come vedete le luci sono positive perché comunque una partita che è stata riacciuffata. Tutta, diciamo, negli ultimi minuti di gara, negli ultimi 5 minuti. Partiamo dall'inizio, partiamo con ordine. Allora, al primo minuto l'arbitro Massa, giusto? Sì, si fa vedere subito con questo arbitro di Serie A si fa vedere subito con un fallo non fischiato da Nisman, un fallo che c'era assolutamente tutto e niente, lì pace. Poi al secondo minuto Hernani fa la cazzata, perde una palla a centrocampo e Brunori fa un pallonetto da 30 metri e precisissimo. Cicizzola un po' fuori dai pali, ma direi che cioè, è normale che uno si aspettasse che Hernani va a perdere un pallone del genere, quindi secondo me ci può stare. Poi fate un pallonetto millimetrico e va bene, becchiamo subito il gol al secondo minuto. Poi dopo il Parma ha una reazione veemente, veramente una bellissima reazione, un forcing incredibile, però succede che perdiamo l'ennesimo pallone e Brunori, alla fine di questa azione, conclude dal limite dell'area, la butta all'incrocio dei pali a giro, tipo Del Piero, e quindi ci ritroviamo, nonostante che abbiamo fatto praticamente tutto noi, ci ritroviamo 2-0 con doppietta di Brunori. A questo punto abbiamo un arbitro Massa che fischia tutto contro il Parma, non ammonisce praticamente mai, tranne che quando è eclatante la cosa, e fischia un po' tutto contro il Parma. Ci ritroviamo con un Bernabé che gioca da Dio, come al solito, veramente bene, e si conclude il primo tempo con un Parma che ha tutte le statistiche dalla sua, tranne che quella dei gol, perché due tiri del Palermo e due gol beccati su due prodezze praticamente di Brunori, favorite ovviamente dalla cazzate che facciamo noi, in particolare con Hernani, dove perdiamo tutti questi palloni. Allora, una cosa da dire, beh, no, diciamola dopo, va. Dopo ve la dico. Secondo tempo. Al 50° il Parma parte ancora forte e va a segnare con Esteves, c'è una deviazione, ma comunque alla fine è gol di Esteves del 2-1. Poi dopo la partita va avanti con un Parma che ha occasioni su occasioni, Palermo schiacciato praticamente, andiamo a vedere un possesso palla incredibilmente a favore del Parma, corner tipo finirà 10-1, 10-0, non lo so, comunque una roba incredibile a livello di calci d'angolo per il Parma, però ci ritroviamo che è l'85esimo, ok? La nostra difesa praticamente in 3 contro 1 con una palla lanciata lunga che la lasciano rimbalzare, si fanno fregare dal rimbalzo in 3 e alla fine ne approfitta Segre che va a segnare e solo davanti a Cicizzola. Il gol del 3-1 all'85esimo. A questo punto uno dice praticamente è finita e si arriva al 90esimo con Mihajla che tira fuori di poco. E alla fine invece succede quello che non ti aspetti, cioè succede che al 90esimo circa, pressa poco, abbiamo il gol di Mihajla. Ok, del 3-2, da fuori area anche lui a giro, un bel tiro, anche più forte di quello di Brunori, e quindi gran gol di Mihajla, finalmente 3-2, forse in finale del Parma, che con un assist sontuoso di Bernabé, al minuto, ultimo giro della lancetta, al 95esimo, gran lancio in area alto di Bernabé, per l'inserimento di Charpentier, il Carpentiere va a fare un gol di testa, anticipando e staccando sulla testa di Del Prato, addirittura,
E vedete nella miniatura, praticamente c'è il difensore del Palermo che fa così, oddio, che è successo? Sopra si trovano del prato e sopra ancora c'è Charpentier che va con una bellissima elevazione a colpire il pallone e metterlo sul secondo palo. E grandissima gioia perché c'è il 3 al 3, meritatissimo del Parma, che va a pareggiare una partita che meritava addirittura di vincere. Adesso andiamo al commento. Perché questo, vabbè, è un po' la cronaca. Cerchiamo di essere brevi, ma il commento. Allora, il commento è che Dennis Mann continua a giocare sui suoi livelli, veramente fantastico. Veramente ogni volta che riceve il pallone si percepisce pericolo. Dopodiché abbiamo Bernabé, che non abbiamo più parole, praticamente, vabbè, in Serie B è sprecato, si vede. Tecnica sopraffina, avrà fatto 62 milioni di lanci sciabolati di 30-35 metri a cambiare gioco e a servire sempre un inesauribile Koulibaly che ha continuato tutta la partita ad andare avanti e indietro su quella fascia lì. Quindi Koulibaly in questa partita è tornato ai suoi livelli, direi giusti, abituali, che dovrebbe sempre avere, perché veramente è un giocatore che sotto il profilo della corsa, non dovrebbe mai giocare male, dovrebbe sempre essere a questi livelli. E finalmente è tornato Koulibaly che volevo vedere. Bernabé, vabbè, diciamo che non si può non schierarlo in queste settimane, in queste giornate, perché sta giocando da Dio, specialmente in posizione più avanzata, dà il meglio di sé. Dennis Mann, una garanzia. C'è una nota negativa, non è l'unica. Allora, primo è la difesa, perché se avessimo una difesa ottima, ma anche decente, no, ci troveremmo qui già a 15 punti dalla seconda in classifica. Perché è così. Allora, considerate che delle cappelle, come abbiamo visto, sul 3-1, non le vediamo neanche in interregionale, secondo me. Quindi, Del Prato e Balog centrali non si possono vedere, anche perché Del Prato si salva appena qualche volta, però finché c'è un giocatore di una certa stazza. Quando ci sono dei Marcantoni, Del Prato soffre. L'unico che potrebbe, diciamo, stare a fare fisso il centrale Circati, l'unico, perché e Valenti devo dire mi piacerebbe ritrovarlo, riprovarlo, perché secondo me Valenti comunque c'aveva delle belle carte, e però vorrei vederlo giocare, perché se no è tornato, ma devi farmelo giocare. Pecchia si ostina, caro il mio Pecchia, cioè la devi smettere di schierare sempre Osorio. Non è Baresi, non è Baresi, io te lo ripeto, non è Maldini, non è Baresi, non è Costacurta, ok, non è Ferrara, Ciro, va bene? Quindi smettila, metti su piuttosto Valenti e provalo, metti su sempre Circati, perché dai, non abbiamo di meglio assolutamente, abbiamo delle difese che fa schifo, dai. Cioè Del Prato e Balog, dai, cosa possono fare? Cioè, delle cappelle, abbiamo visto. Allora, un'altra cosa è che Hernani, io l'avevo osannato le prime partite che ha giocato, ha fatto tante belle partite. Adesso però basta, perché adesso, sinceramente, prima di tutto, nelle ultime giornate sta facendo schifo perché perde dei palloni sanguinosi, come dico io, e soprattutto questi palloni persi poi ci fanno beccare dei gol. Seconda cosa, adesso è tornato Camara e quindi può giocare Camara, quindi per me Hernani si fa la panca. Devi far giocare Camara, caro il mio Pecchia. Dopodiché, quando Camara è spompo, magari gli ultimi minuti fai entrare Hernani. Quindi, questo qua è una cosa assolutamente da ricordarsi: out Hernani e in Camara tutta la vita. Ok? L'abbiamo visto cosa è successo quando è uscito Hernani e è entrato Camara. Ok? Quindi, abbiamo avuto ancora più spinta e diciamo che la statura è quella che è, però il ragazzo si dà nell'anima e quindi assolutamente preferisco la sua corsa, la sua voglia piuttosto che Hernani, che avrà magari più tecnica, ma non lo so, dire la verità, perché Camara la tecnica ce l'ha anche lui. Infine, vabbè, Bernabé, inutile dire, cioè Bernabé, livelli incredibili, ha praticamente fatto il faro della squadra come la scorsa partita. È stato fatto uscire, stavolta, poveretto, ha fatto di tutto per farci vincere la partita, però di fronte a una difesa del genere, c'è poco da fare, a parte i golazzi di Bonori. Infine, un plauso per il nostro bomberone, il nostro Charpentier,
che sta veramente diciamo, facendo vedere finalmente qualcosa di buono, il motivo per cui è stato preso. E qua con questo gol devo dire che ci ha dato un punto che do. Quindi bravo Charpentier, continua così che vai bene. Scusate. Quindi io vi saluto per l'ennesima volta, ci vediamo alla prossima partita che non ricordo quale sia, credo che si vada a Cosenza, ma non sono sicuro. Quindi poco importa comunque, saremo ancora insieme per il post partita. Ditemi cosa ne pensate anche voi di questa partita. Io sinceramente, giunto al 90esimo praticamente con il risultato sul 3-1 per il Palermo, sinceramente non ci avrei mai creduto di pareggiare la partita, è stata una gioia indescrivibile, quindi ti ringrazio Charpentier, ma ringrazio tutta la squadra perché ci ha creduto fino all'ultimo, però bisogna cercare queste partite e portarle a casa perché abbiamo sbagliato tanti di quei gol davanti alla porta che è incredibile. Cioè il Palermo alla fine ha fatto due gol in due tiri su due nostre cazzate in cui abbiamo perso delle palle assurde e questo qua ha fatto due prodezze, Brunoro sicuramente Gramo non è. Dopodiché il 3-1 praticamente dei polli in tre polli, si sono, 3 contro 1 si sono fatti fregare il pallone da Segre, quindi il problema è sempre la difesa, cosa che avevo detto fin dall'inizio. Ecco, un ultimo appello alla società. Cara la mia società, caro il mio Kraus, io ti dico solo una cosa: a gennaio regalaci un centrale decente, regalaci un centrale decente se vuoi andare in Serie A sicuramente. Fa rima, centrale decente in Serie A sicuramente. Cerca di mettertelo bene nella testa, di imprimertelo bene a fuoco, ok? Perché così è, ok? Se abbiamo un bel centrale, per regalo di gennaio, vedrai che riusciamo ad andare in Serie A. Se no, ce la possiamo fare lo stesso, ma veramente due, perché la difesa sta beccando dei tre gol alla volta e quindi o l'attacco ne fa 4-5, se no diventa un po' impegnativa, eh. Quindi cerchiamo sempre di far diventare un po' la difesa un po' più forte, eh. Quindi compraci un centrale a gennaio. Un saluto a tutti. Un saluto dal mago, forza Parma, forza giallo-blu, la magia si con noi, ciao!